I ghiacciai sono un esempio visibile del clima che sta cambiando. Il ritiro dei ghiacciai alpini è sempre più rapido e drammatico. È altamente probabile che la responsabilità di tale riduzione sia da attribuire alle attività umane. Cosa succederà in futuro? Possiamo fare qualcosa per evitare o ridurre drasticamente lo scioglimento dei ghiacci? Questi interrogativi sono una sfida per il futuro della nostra generazione e di quelle successive. Dalla metà dell'Ottocento al 2007, la Terra si è riscaldata di quasi un grado centigrado. Nel 2007, l'anidride carbonica, il principale gas serra, ha raggiunto il livello record di 384 parti per milione. I 10 anni più caldi da quando esistono i termometri si sono tutti verificati recentemente. Il clima, nella lunga storia della Terra, è sempre cambiato. Ma perché? Cause astronomiche come le oscillazioni di inclinazione dell'asse terrestre avvengono secondo cicli noti e causarono in passato l'alternanza di alcune ere glaciali. Ma nessun fenomeno astronomico riesce a giustificare i cambiamenti in corso oggi, tantomeno l'influsso del Sole, che non mostra reali segni di cambiamento. Anche cause geologiche furono responsabili in passato di grandi variazioni climatiche, ma oggigiorno non sono in grado di motivare le rapide variazioni del clima in corso. Queste sarebbero giustificate solo da cause antropiche. L'uomo, infatti, aggiunge ogni anno circa 27 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera, pari al 3% dei flussi naturali, facendo così aumentare le concentrazioni di gas serra. Il problema è noto da tempo. Già nel 1957 due scienziati, Roger Revelle e Hans Hues, scrivevano che il genere umano sta conducendo un gigantesco esperimento geofisico, inimmaginabile in passato e irripetibile in futuro. Nel giro di qualche secolo immetteremo nell'atmosfera e negli oceani tutto il carbonio organico immagazzinato nei sedimenti durante centinaia di milioni di anni. Così oggi la comunità scientifica, attraverso l'autorevole Commissione Intergovernativa per lo Studio dei Cambiamenti Climatici, è giunta alla conclusione che è molto probabile che la causa dei mutamenti in corso sia proprio nelle attività umane. Infatti, il livello di anidride carbonica in atmosfera è il più elevato da oltre mezzo milione di anni e l'aumento più vistoso si è avuto a partire dall'esplosione dell'era industriale. I cambiamenti climatici hanno conseguenze su tutti gli ecosistemi e sull'uomo. Se non agiamo, i danni potrebbero essere gravissimi. L'impatto dei cambiamenti climatici ricade su molti aspetti della vita quotidiana e l'entità dei danni dipenderà dall'entità del riscaldamento che si verificherà.